in una città che è simbolica per il centro-sinistra. È partita da vittoria la corsa di Rosario Crocetta alla presidenza della regione siciliana. L'ex sindaco di Gela, ora parlamentare europeo del PD, si candida senza se e senza ma a Palazzo d'Orléans. Prima ancora che i vertici nazionali e regionali del suo partito esprimano consenso o diniego. La candidatura è nata da Facebook sulla rete internet, ma da ieri sera Crocetta ha aperto il confronto sul territorio con i siciliani. Allora c'è bisogno di una rottura storica, una rottura che porti a un cambiamento radicale, a una rivoluzione vera e radicale. Dobbiamo veramente cambiare seriamente le cose e liberarci di una casta che ha impedito la crescita e lo sviluppo della Sicilia, lo continua a impedire, e per questo bisogna portare uomini e donne nuove alla gestione della Sicilia e soprattutto gente che abbia seriamente intenzione di fare le cose. Lei si aspetta in tempi rapidi un appoggio convinto dei vertici nazionali e regionali del suo Partito Democratico? Io mi aspetto che questo nostro movimento cresca e crescerà così come crescerà, che determinerà la costituzione di comitati per Crocetta presidente di tutta la Sicilia, e sono convinto che a quel punto la mia candidatura non diventerà solo l'affare del movimento, ma di un settori ampi della politica e della società.